Oggi questo Camp Loi messo a nuovo, veramente un posto bello dove le persone, perché le persone devono stare nel bello, dove le persone che vivono ai margini della nostra società, le cosiddette persone marginali che stanno in difficoltà, troveranno un'accoglienza di prima soglia, di bassissima soglia, ma poi dove sarà possibile fare anche un upgrade abitativo. Quindi sono stati ristrutturati non solo i posti nel dormitorio, ma sono state create anche delle unità abitative perché le persone possano provare a vivere da sole. Non solo questo, ci sarà molto di più, perché qui ci sarà un vero e proprio centro servizi. Cos'è un centro servizi? Un centro servizi, lo dice la parola, è qualcosa che offre servizi, servizi a queste persone che hanno delle difficoltà, che vanno dal farsi recapitare la posta, che vanno dall'avere un primo passaggio medico, quindi una serie di servizi di bassa soglia, di prima necessità, che verranno rivolte alle persone che stanno più al margine della nostra società. Lo sportello unico di accoglienza c'è già, è operativo da una vita. Verrà questo appena adesso si è completato l'allestimento dei locali, ma sono già pronti, perché adesso a noi questo dormitorio serve, quindi è più presto possibile. Però è significativo che abbia voluto essere qui con noi, quindi veramente intanto grazie di cuore al sindaco che rappresenta tutti noi. Grazie per chi ha lavorato per arrivare a questo momento, che è un momento importante. Potrete visitare il nuovo Camp Loi con le nuove unità approntate, col nuovo modo di fare accoglienza, di accogliere le persone, di vederle come persone una ad una. E credo che ci sia tanto da fare, tanto da poter mettere in atto, e questo è un primo grande segnale. Non è finito, sarà ampliato, perché ci sarà un ampliamento sul quale stiamo già lavorando, proprio per rendere più ampio il centro servizi, ma poi tecnicamente ve lo faccio spiegare meglio da chi sta seguendo il progetto. Una cosa ci tengo a dire, grazie a tutti gli enti del terzo settore che hanno collaborato con noi e che collaborano con noi con grandissima professionalità. La professionalità che contraddistingue sia gli operatori del comune, ma anche gli enti del terzo settore. In particolare chi in questo momento di transizione, perché non è stato facile chiudere 50 posti letto come erano prima, cambiare la modalità e quindi riallocare le 50 persone che erano ospitate qui. Quindi tanti enti ci hanno dato una vera mano, un vero aiuto, e li hanno accolti e li hanno seguiti. Quindi veramente grazie, uguale non li nomino uno ad uno perché sicuramente ne dimenticherei qualcuno e farei dei torti. Quindi veramente grazie di cuore. Grazie alla rete che abbiamo tessuto, qui abbiamo il direttore dei servizi sociosanitari del LUS. È importantissimo in questi casi, quando ci occupiamo di grave marginalità, di grave marginalità, avere il supporto dei servizi specialistici, che sono i servizi della psichiatria, i servizi delle dipendenze, i servizi medici. È per noi un grande, stiamo cercando di lavorare in maniera intensa e costante, e quindi il rapporto è veramente buono. Quindi continueremo in questo senso, perché credo che sia la maniera giusta di approcciare i problemi. Quindi veramente, e poi grazie ai miei uffici, agli uffici che hanno lavorato veramente con una dedizione oltre il loro, diciamo, stretto dovere.